voci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con il mio mondo qui su Minecraft. Allora, come prima cosa volevo fare una cosa molto importante. A parte che stiamo cuocendo tipo tutto il ferro, quindi questo lo dobbiamo fare. Voglio andare, penso che i bastoni non ce ne abbiamo più. No, ce abbiamo 64. Allora, con i bastoni volevo... Che cacchio sto a fare? Ok, volevo andare a fare l'ascia di ferro, almeno un paio, perché volevo in questo video, insieme a voi, dato che me l'avete chiesto veramente in tantissimi, dare una sistematina a casa. In che senso? Innanzitutto buttiamo la terra, perché è proprio una rottura di scatole che non ci puoi rompere l'anima. Andiamo a prendere subito un bel po' di legno, dato che me l'avete chiesto veramente in tantissimi. Oh porcaccia la tua miseria! Via, via, via! Ok, via, 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 via. Cacchio, eccolo, 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 eccolo. Mamma mia, se scoppiava qua, se scoppiava qua, che poteva succedere, ragazzi? Se scoppiava là, che... Cacchio, che cacchio, che cacchio sta a fa quest'altro in mezzo là. Ok, allora, andiamo con la nostra ascia di ferro a prendere un bel po' di legna, perché mi avete detto di fare almeno una casetta di legno. Quindi, dato che almeno col... Che cacchio, sta qualcosa di strano che entra all'acqua, che non si capiva che cacchio fosse. Pure le cose strane del giorno ci stanno, non ci bastano tutte quelle che abbiamo trovato dentro la caverna. A proposito della caverna, ci torneremo presto, dedicheremo, che ne so, un paio, due, tre video direttamente a casuccia, così almeno poi ritorniamo nuovamente a esplorare. Siamo a livello 26, almeno voglio trovare i diamanti e via dicendo. Dobbiamo fare il libro degli incantesimi, dobbiamo fare una cifra di cose, dobbiamo incantare, dobbiamo fare la carta, mamma mia le cose che dobbiamo fare un botto di cose dobbiamo fare. Allora, intanto sto prendendo tipo, ma lo spazio per prendere legno ce l'ho. Oh cacchio, porcaccia la tua miseria, infame, 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 oh, sei un infame, sei un infame, sei un infame, sei... Maledetto infamone, ma gli attacchi così durante il giorno mi hai attaccato. Allora, buttiamo la ghiaia, buttiamo i ciottoli, buttiamo le porte che tanto non ci servo, poi le facciamo. Polvere da sparo non mi serve al momento, l'occhio di ragno ne manco, la mela ne manco, la lana bianca a letto l'abbiamo fatto, l'arco tanto non lo utilizzeremo, poi al massimo lo facciamo, e la freccia. Ok. Mannaggia a quel deficiente, possino mozzi gallo, a te chi sei, mannaggia la miseria, ci ha proprio rotto l'anima, ci ha rotto, hai visto che infame, allora proprio durante il giorno lui, non curante, sotto l'albero con l'arco e le frecce, ci attacca, veramente come se non ci fosse un domani. Allora, recuperiamo tutto questo bel legno, quanto ce ne servirà per sistemare... casa? Non penso nemmeno tantissimo. Avevo tagliato un bel po' di legna qua, eccola. Prendiamola, perfetto. Puliamo qua, puliamo qua, puliamo qua, puliamo qua. Benissimo. C'è questo che abbiamo preso prima. Perfetto. Poi andiamo di qua. Per fortuna siamo nati in un punto veramente molto buono come provviste, perché ci abbiamo tipo tutto a portata di mano. Ci abbiamo la galleria, ci abbiamo la legna, ci abbiamo l'acqua, ci abbiamo le canne da zucchero per fare la carta. Ci abbiamo un bel po' di robetta seria. Vediamo un po' come stiamo messi di legno. 43 43 43. Andiamo a prendere questo, se ci riusciamo qua dentro all'acque, dentro alle acque. Ok, prendi questo, benissimo. Pulisci, pulisci, pulisci. Tanto considerando che ogni blocchetto me ne diventano 4, potrebbe anche bastare. Mo vediamo un attimo, qua stanno i funghi, niente. Andiamo a prendere questo. Vorrei finire di prendere la legna prima dell'arrivo della notte, così almeno possiamo pure costruire durante la notte, proprio a pericolo, come se non ci fosse in domani, ragazzi. Così. Ok, perfetto. La galleria è stata veramente brutta, quella cacchio di caverna, è stata bruttissima. Allora, ritorniamo dove stavamo, che convertiamo tutta questa legna
In bei pezzetti belli lavorati. Che cacchio! Un maiale che non si sa quando. Oh! Un maiale che salta! Ragazzi? No! Ma adesso che salto che ha fatto sto maiale? Epico! Epico quel maiale! Boh, io lascio pure aperta la porta. Qua entrasse qualcuno. Dobbiamo pure andare qua sotto a finire di esplorare che stiamo andando nei posti più nascosti. Allora, prendiamo tutto sto bel legno lavorato. E almeno penso ci dovrebbe bastare per fare casa. Perché vabbè, guarda quanto è. Non lo so se ci basterà, però è tanto. Allora, leviamo un po' di picconi. Questo è praticamente quasi finito. Mettiamo questo, leviamo la pala. La mettiamo qua. Dovremmo fare pure una pala di legno. Oh, altro ferro, aspettate. Qua sta a cuoce. Mettiamoci l'altro. Ferro, ferro. 33, 33. Ok. E là ci mettiamo altro legno, altro 64. Quei 48 ce li lasciamo per i bastoni e per altre cose. Allora, andiamo qua. Cominciamo a togliere sabbia. Sabbia, togli sabbia, metti legno. Togli sabbia, metti legno. Oh, che cacchio. Togli sabbia, metti legno. Ok, perfetto. Con tutta sta sabbia, ragazzi, poi eventualmente ci potremo pensare di fare le finestre a casa. Ma intanto la facciamo semplice semplice, con pure un bel tettino, che dite? Tranquilla, tranquilla. Qua che era 3, 1, 2, 3. Qua la leviamo, 1, 2, 3. No, pure troppo, aspetta. Ok, l'abbiamo fatta pure troppa. Tanto a mano va bene uguale la sabbia. Aspetta, che ce ne stava un altro là. Ok, ce la facciamo tutta bella figa casetta di legno. E basta di fa tutta sta caciara. E che è? Allora, qua quante so? 1, 2. Ok. Aspetta che qua andiamo. Ci dovremmo tipo stare in termini di costruzione. Allora, leviamo questo, ritorniamo sopra. Vai, piccolo costruttore amante. Poi là dobbiamo pure togliere la torcia e pulire, eh. Allora, qua quanti ce ne stanno? Fatemi vedere. Ok, qua ce ne stanno tre. Qua ce ne stanno tre. Qua per esumo ce ne stanno tre. Mo' sta sabbia la mettiamo a cuocere, eh. Tanto me la sta raccogliendo. E ci facciamo eventualmente le finestre. Levate un po', mucchina, levate. No, no, vai via. Non te voglio dentro a casa, zozza. Vai via. Te devi da levare, vai via. Ci manchi solo tu dentro a casa. Così ti immagini che pulizia dentro a casa con una mucca. Mamma mia, ci manchi veramente solo che tu. Allora, aspettate che togliamo qua. Per fortuna che casa è piccola, quindi stiamo pure abbastanza tranquilli. Stiamo solo noi. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ok, no, ho detto nel senso che me l'avete chiesto in tantissimi. Facciamola subito sta cosa, così non ci si pensa più. Dobbiamo mettere pure come si dice, le torce sui lati, eh. Ricordiamoci le torce e pure quel pezzo là. Pure dentro poi la facciamo bella, tipo tutta di legno, nel senso senza rogne, senza rotture di scatole. Ok, perfetto, così. Aspetta e salgo. Aspetta che salgo. Era sinceramente molto meglio della casa dei miei sogni una volta completata, eh? Bella quella serie, ci siamo veramente divertiti in casino. Ok, qua mettiamo il muro. Vai, vai, vai. Qua, 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 qua e qua. Perfetto. Che dite? Mi sembra che ci siamo, eh? Mi sembra che ci siamo. Mi sembra che ci siamo. Ok. Allora, qua prendiamo tutta questa sabbia che abbiamo perso e ci mettiamo una torcia qua, una torcia qua, una torcia qua, una to no, troppe, troppe torce. Un'altra torcia qui, poi questa la leviamo, questa lo leviamo, perfetto, e mettiamo un blocco qua e ci mettiamo un'altra torcetta qui e un'altra torcetta qui e un'altra torcetta qua. Ok, casuccia direi che è pronta, ragazzi, che dite? Veloce, veloce, qua. Direi di togliere, aspettate, 1 e 1, 2, così. La sabbia dove l'abbiamo presa, eccola qua. La andiamo a cuocere, tanto il ferro presumo che sia pronto. Ancora no? Quanto cacchio ne avevamo messo a cuocere? Un botto, 24, aspetta, ti metto a cuocere dopo, mi serve almeno due blocchetti di sabbia. Fammeli veloci, veloci, così almeno mettiamo la finestra.
E ci salutiamo, facciamo un bel po' di vetro, almeno 52. Aspetta che, meno male che sotto alla caverna abbiamo preso non so quanto cacchio di carbone, veramente tanto. Eccolo qua, uno e uno, due. Perfetto, proprio i due che ci servivano. Sa anche perché, ah, forse un po', cacchio, qua sta pure calando la notte. Ok, finestrella qua. Forse è diventata un po' troppo cupa col fatto che adesso non ci sta più, non c'entra più la luce, però non mi dispiace. Due finestrelle qua, piccola piccola, eventualmente ne potremo mettere pure qualcuna di qua. La porta, che dite, la facciamo in ferro? Perché l'ultima volta che l'ho creata in ferro non mi si apriva più. Aspettate un attimo, andiamo a porte di betulla di ferro. Andiamo un po', l'ultima volta che ho creato una porta di ferro non riuscivo ad aprirla, ragazzi, sinceramente, non pensate di una cretinata. E oh, dai un po', leva sta cacchio di porta. Oh, e fammi passare. Ma devo. Levati un po'. Ok. Che cacchio, ci manchi solo che tu, ci manchi. Ci manchi solo che tu. Oh, metti la porta qua. Se io tipo faccio così, non mi si chiude? Ma perché non si chiude la porta? Perché io faccio la porta di ferro e non si chiude? Non l'ho mai capita sta cosa. Sta qualcosa che mi sfugge. Aspetta, mettiamola qua. Piano. Qua, ok. Così. Non si è mai aperta. Non ho mai capito il perché non mi si apre la porta di ferro. Boh, non posso uscire da casa. Non posso uscire da casa. Va a capire che cacchio ci sta. Vabbè, noi le mole mettiamo da parte. Mi rimettiamo quella di legno. E non ci si pensa più. No, dove cacchio l'hai fatta? Sbrigate, sbrigate che è notte. Ci manchi solo tu che ti metti a giocare. Ok. Vedi, questa si apre, quell'altra a me si apre. Boh, sarà qualcosa di strano. Vabbè, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video dove continuiamo a sistemare casuccia. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.